Ciao Bethesda, love, love, love. Tre volte love perché è una trilogia. È finita la trilogia Youth con Youth I'm Coming, visto alla fine di questa Venezia 81 in concorso di Wang Bing, che ha fatto prima Cannes 2023, poi Locarno 2024, poi Venezia 2024 con i suoi giovani cinesi che lavorano nell'industria tessile e poi vanno a incontrare i genitori strazianti che stanno messi peggio di loro. Qua abbiamo un altro cineasta che fa trilogia e le spalma come accadde in passato con Krzysztof Kieslowski con trilogia di tre colori. Si chiama Dag Johan Haugerud, è norvegese, è classe 1964 e questa Love la sta, come dire, dipanando davanti ai nostri occhi. Quindi, in questa Venezia 81 di concorso, mentre è finita la trilogia di Wang Bing, praticamente ci troviamo a metà di quella di Dag Johan Haugerud, perché il primo capitolo, Sex, l'ha presentato a Berlino nella sezione Panorama in questo 2024 e adesso ci troviamo Love. Sono norvegesi a Oslo di buona estrazione sociale che si incontrano, che parlano, che si rimorchiano, che fanno l'amore, ma che soprattutto vanno in comune e soprattutto vanno in comunismo. Infatti a un certo punto un personaggio dirà a un altro: ma sei socialista? E l'altra risponderà sì, dopo averci un po' pensato. E in sala, ero in darsena, è scattata anche un po' la risatina, perché sono domande anacronistiche che però forse in futuro non risuoneranno più tali per cercare di risollevare il mondo. E quindi si inquadra tantissimo, come se fossimo in un documentario bello rispetto alle sue fiction di Wiseman. Si inquadra moltissimo il comune di Oslo, si parla dei monumenti di Oslo, c'è un personaggio che lavora al comune di Oslo, che è amica della nostra protagonista, che è Marianna, che è un'urologa, che poi fa amicizia con Thor, che è uno che ha i capelli fluenti pure lui, è alto, non c'ha il martello, però forse sì, in intimità non lo sappiamo, che è uno splendido infermiere che lavora con Marianne nel reparto di urologia dell'ospedale di Oslo. Ma c'è il comune, ci sono troppe inquadrature del comune, perché il regista ci vuole dire che la nostra vita è in comune, sia quando andiamo con le carte bollate sia metaforicamente, perché dobbiamo occuparci degli altri, ascoltarli molto. E quindi è un film molto meglio di quello di Murée, anche di Amorazzi, anche di incontri, anche di flirt, anche di vieni a cena che ti presento una persona, e l'ho trovato un film vivo, l'ho trovato un film sensibile, molto attento all'ascolto. E soprattutto seguiremo Marianne e Thor, che sono appunto, che si incontrano anche in questi ferribot, dove lui insegna a lei, hanno gusti sessuali diversi, lei è etero, lui è omosessuale, e lui insegnerà a lei a usare Tinder mentre lui usa Grindr. E quindi è anche un film, che bello, che molto rilassatamente parla di questi mezzi di rimorchio e di conoscenza reciproca che io non ho mai frequentato per limiti miei generazionali e anche ovviamente esistenziali. Ma di cui questo film, come dire, parla in modo non buono, in modo ottimo, come anche un modo di incontrarci in questo mondo. E allora, guardate, se mai riuscirete a vederlo, sì, avrà distribuzione anche dalle nostre parti. È un film, che io ho trovato adorabile e che chiude questo concorso di Venezia 81. Non penso che andrà a premio, ma che bella chiusura, inquadrare il comune di Oslo, che bella chiusura ricordarci che facciamo parte di una comunità, che bella chiusura far vedere Marianne, Thor, l'amica di Marianne che rosica perché è sempre stata la più bella, la più intelligente delle due, e si sente un po' insidiata da cosa? Dal fatto che Marianne, anche per colpa di Thor, comincia a frequentare uomini, comincia a essere più libera sessualmente, è una single che sta cercando di capire dove andare. Ed è interpretata da Andrea Brain Ovig, laddove invece Thor è il mitico, l'unico e solo uno dei miei attori preferiti del concorso, Taio Cittadella, è uno di noi, Jacobsen. Taio, dobbiamo portarlo in Italia, anche perché chiaramente Taio Cittadella, Jacobsen, è uno di noi. Fantastici anche i calzini che ha e come si mette i pantaloni, i suoi capelli e la sua dolcezza. Thor forse si innamora di Bjorn, Marianne forse si innamora di un geologo che gli dice: io due cose amo nella vita, le rocce e poi i miei bambini, le mie figlie. E quindi Marianne è un po' perplessa perché ce la farà appunto a stare con quest'uomo. Nel frattempo il regista, bravo, Dag Johan Haugerud, inquadra troppe volte il comune di Oslo e poi fa anche una chiusa significativa al comune di Oslo per non comunicarci il fatto che la nostra vita, signori miei e signore mie, è in comune. Si parlerà anche di luoghi, mi piace questo film perché ci fa vedere i traghetti che portano dalla penisola di Nesodden, dove alcuni vivono, a Oslo. Oslo è inquadrata in modo splendido.
ed è un film di chiacchiere, di notte, di giorno lavoriamo, di notte rimorchiamo, e quindi di notte, come cantava anche Rino Gaetano, c'è odore di sesso e c'è odore anche di chiacchiera, di intimità. E, ma che bravo che è questo regista, ma mi è venuta la voglia di vedere sto primo atto. È una trilogia, Sex l'ha presentato a Berlino in, in sezione Panorama, e guardate appunto dopo pochi mesi, proprio come Wang Bing, proprio come Kieslowski, che bello, anni fa, che fece film blu Venezia, film bianco Berlino, che l'hanno chiuso a Cannes con film rosso, come potevano chiudere il film sulla bandiera francese se non a Cannes. Sta tornando questa idea anche editoriale di collocare le trilogie di questi registi all'interno dei festival dei nostri anni, all'interno degli anni di festival. Niente male, non penso che vincerà, ma mi sono affezionato molto a questi norvegesi, che molto pacatamente, come sempre noi latini pensiamo che loro siano, probabilmente lo sono, parlano, discutono. Certo, questo è un coté. Questi sono personaggi molto colti, un urologa, un geologo, ma anche Thor, che è un infermiere che sembra di umili origini, rappresenta un Nord Europa che per noi latini è l'emblema della rilassatezza e dell'apertura mentale. Molto molto interessante. A un certo punto diranno appunto a Marianna: ma sei socialista? E lei dirà sì. E un tempo ci avrebbe colpito di più questa risposta, avremmo pensato che fosse una provocazione. Adesso invece, secondo me, si sta andando sempre di più sulla consapevolezza che probabilmente una risposta a certe ideologie deve essere data. E questo film racconta proprio questo: il fatto di mettere da parte il nostro ego, di mettere da parte il nostro narcisismo e di aprirci molto di più agli altri, sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista intimo e sociale. Ma c'è differenza tra le cose? Ciao Betaste Love di Dag Johan Haugerud chiude questo bel concorso di Venezia 81. Non sappiamo chi vincerà, non penso che vincerà Dag, ma ha portato un bel film in concorso, e chissà come si chiuderà la sua trilogia. Ciao Betaste!